Sulla vicenda Mercatone 1, primo incontro ieri a Roma al Ministero dello Sviluppo Economico sul fallimento decretato dal Tribunale Fallimentare di Milano della Shern Holding, che nell'estate dello scorso anno aveva rilevato il marchio con 1.800 dipendenti in tutta Italia e 55 punti vendita, 10 dei quali in Emilia-Romagna, compreso quello di Rimini Nord, a cui si aggiungono la sede della logistica a San Giorgio in Piano e la centrale di Imola. Giovedì prossimo a Bologna, in Viale Aldo Moro, si terrà un incontro con amministrazioni comunali che hanno i punti vendita nei loro territori e sindacati per tenere il punto sulla crisi. Ad annunciarlo è l'assessore regionale Palma Costi. Abbiamo messo sul tavolo del Ministero, ha detto la Costi, la possibilità di valutare l'attivazione dell'esercizio provvisorio al fine di non perdere valore dei punti vendita che dovranno poi essere rimessi a bando, questo avviando un immediato confronto con l'associazione dei creditori. Sul tavolo la retrocessione all'amministrazione straordinaria decisa dal competente Tribunale Fallimentare di Milano, il passaggio che richiede l'intervento del Tribunale di Bologna consentirebbe l'attivazione dell'ammortizzatore sociale che i sindacati chiedono di attivare il prima possibile nel rispetto dei tempi burocratici, garantendo momentaneamente un sussidio al reddito per i lavoratori in compartecipazione con le regioni e a far fronte all'emergenza. Federconsumatori auspica una soluzione che deve tener conto non solo dei lavoratori ma anche dei cittadini che hanno acquistato mobili presso l'azienda fallita e che ora si trovano senza i soldi spesi e senza i beni acquistati. Molti di loro hanno attivato finanziamenti per far fronte agli acquisti effettuati e ora stanno pagando le rate per merci che non sono mai state loro consegnate. Sono moltissimi i cittadini in queste condizioni, dice Federconsumatori, che si stanno rivolgendo ai nostri sportelli in queste ore.